Tempo non dei migliori, ma io sono pronto per fare la mia uscita di Natale. Con tutto che non sto benissimo, ieri sera avevo 38 di febbre, stamattina è sparita, però un pochino di mal di gola e raffreddore, per cui perdonatemi se mi sentirete parlare un po' nasale, ma non posso fare altrimenti. D'altronde la scelta qual era? Rimanere a casa? Assolutamente no. Certo, il tempo non è dei migliori, però dice che non piove, e soprattutto sul nostro fantastico Monte Terminillo il tempo tecnicamente dovrebbe essere bello. Quindi diamo fiducia al meteo e utilizziamo la moto come tocca sana per guarire. Ed eccoci qua. Pezzi di merda, tutti mi hanno fatto pagare perché ho fatto un po' di ritardo. Un po' di ritardo. 10 appuntate, poi 10 e mezzo. Pezzi di schifo. Tutto colpa sua. Benzina. Certo, sarà finita poi arriva qua perché sono andato un po' velocino. Non ti vergogna a lanciare questo maglione? Ma quello è atti espliciti. Allora, è la natura. È la natura. Un po' vedere com'è il vestiario medio. Perché io ho detto fammi mettere bello pesantuccio, va. Che c'hai te? Com'è? Quanto costa il tuo outfit? Termica. Ah, pure sotto lì. Oh, se ve cagate sotto non vi preoccupate, c'è sta il gabinetto di Dario. Presa a noleggio, noleggio. È bella? Bella, eh? Certo. Oggi su. Non proprio la moto giusta per... No. Con la rocket sulla neve. Ah, ma tu stai dietro di lui? Mamma mia. Parola d'ordine, far cagare sotto lui. No! Non era così. Ma vai, attacca le casse. Metti una playlist. Lo mettiamo, l'ho detto, l'ho provato ieri, si sente benissimo. Che cosa? YouTube è arrivato la routine e lo... No, non ci credo. Mi sono arrivato e continua ad arrivare qualche goccia. Porco due, che palle, no. Lo sapevo, devo prendere velina. Ma no, ma manca a rovinarci la strada così, però. Lo portarci, sta cominciando a far freddo. No, che brutto. Che brutto quando stai in moto e senti l'esigenza che te devi soffiare il naso. Caffettino? Dai che devo soffiare. Qui raga, pare che non piove. Cioè, ha fatto quelle due piccole spruzzatine, mi ha fatto cagare sotto e basta. Poi comincia ad esserci le curve belle. Vediamo se riusciamo ad accompagnare qualche marcetta, così almeno giusto per farvi sentire un po' il sangue. Perché Andrea mi ha detto vieni? Ah, io l'ho vista più come un vieni vieni che ti rompo il culo. Bellissimo, bellissimo. Ho capito male, pardon. Ho visto che stavi dietro, hai fatto tipo così, ho detto come vanno questi primi metri dietro questo scellerato? Hai visto tipo la scena di Aldo, Johnny e Giacomo, ho scritto aiuto. Aiuto, aiuto. Allora, oh, scendi. Oh, porco. Non ci stai male, eh? Io mi ci sento molto bene. Oh, dai un bacetto. Salutala, ciao. Non spegne più, sì, se accendi e vai, è gratis. Accende pure. Sì, sì, lui, sì, sì, lui ormai sì. Si è preso confidenza. Si permette anche di accendere. Guarda, Nauro, che te innamori. Allora, ragazzi, 20 euro a prova. La posa. Porco due, quanto pesa, oh. Oh. Un'astronave, oh. Oh. Niente, Dario impazzisce per sta moto, non c'è niente da fare. Ma fai il giro con Dario? No, 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 te la lascio, guarda. Dove sta il cavalletto? Arrivetti il cavalletto? Ci sta? Ah, che paura, mica lo vedevo. No, no, ripiede il bisonte, tiè. Qui c'ho la mia piccolina. Questa è in transatlantico. Cotral. Dai che siamo vicini alla salita del Terminillo. Questa è un'uscita che noi ogni anno facciamo per ricordo di un nostro amico che non c'è più, che si chiama Manuel. Il motivo per cui facciamo questa uscita proprio al Terminillo è che anni fa, c'è anche il video su YouTube mi sembra, abbiamo fatto questa uscita con lui. Arrivati sopra c'era la neve e abbiamo cominciato a tirarci le palle di neve. Un'ora a tirarci palle di neve. E quindi siccome questo il Terminillo ci ricorda tantissimo lui, ogni anno a Natale facciamo quest'uscita. Oh, eccoci qua con la salita del Terminillo. Siccome la strada potrebbe essere sporca, noi che cosa facciamo? Ci mettiamo dietro al Cotral con Dario e ce la godiamo così. Che paura che mi fa Dario con sta moto, raga, mamma mia, potete capire. Occhio perché è bagnato. Calma, voilà. Oh, oh, oh. Ambo di sterzo, make the job. Dite che se stai rigido te tiri il manubrio, ti fai la bua. Ma la comincia a far freddo qua, oh. Porco Giuda. Mamma mia, guida così con l'asfalto bagnato, te fa sta con lo culetto stretto, stretto, stretto. Non c'entra nemmeno uno spillo. Mamma mia, qua che è, oh, nebbia. Mamma mia, ma che è? Silentil. Porco due, che freddo che fa, raga. Se loro che stanno senza quanti riscaldati, non lo so come stanno a fare, giuro. Non vedo più Dario. Fa quest'altro. Mamma mia. Si vede niente, oh! Porco Giuda! Qui c'è sta pure un po' di sole, oh! Che succede? Guardate com'è surreale sta situazione! Troppo bello! No, non ci credo, cioè abbiamo superato le nuvole! C'è un cielo! Ma porco due, com'è possibile sta cosa? No, raga! Incredibile! No, vabbè, raga, ma in che senso? Cioè, ma in che senso proprio? Tre secondi prima non si vedeva niente, c'è stava le nuvole! Guarda che roba! Ma è una cosa surreale, oh! Porco Giuda, guarda che... Guarda!
Guarda che roba, sembra che avevo preso l'acqua. Madonna, hai visto la nebbia? No. No. Cioè, raga, qui praticamente fa caldo. Ma io non capisco proprio, guarda. Che paura, oh. Che paura che... Le dipingete sempre male, ma scusa, allora, come sei stato? Dietro c'hai avuto paura? No. Ti giuro, se ho visto che tu staccate, ho detto... Poi, capito, senza proprio le sue linee. La linea bagnata, lui sopra. Mi fa cagare più di tutto. Il suo problema è i frecce. Che c'ha dei frecce? Adesso funziona, adesso funziona. Poi tutto questo, voi non l'avete visto, io non l'ho registrato. C'è stato un pezzo in cui fanno dei cordolini gialli. Dario tranquillamente è passato sopra, dettaglio così, passando con la ruota davanti. Per me era una striscia gialla. Porco due, se vedeva che era così, oh. Ah sì, è convinto che c'è GS. Fa vedere il maglione? Dove devi andare dopo? A pranzo della nonna, lo sapevo. E non ti... Ma che c'ha che non va? Io non l'avevo visto, per me era un maglione di Natale. Andiamo su a fare gli Instagrammer, dai. Andiamo a fare appallate di neve. Con quale neve? Se tiriamo i sassi, se tiriamo. Dai, andiamo a fare due fotine. Andiamo anche a vedere se il punto in cui Giocherone si è steso. La prima volta che l'ho portato al Terminillo. Vabbè, mia regà, ce la faccio più su tutto bloccato. Ma dove lo trovate? Il creator che esce anche se ieri c'aveva la febbre per portare contenuto. Per sale qua, mamma mia, mi raccomando ragazzi, io dico sempre ogni anno, quando uscite e beccate un po' di sale, sciacquate la moto prima di riporla al garage, perché il sale che rimane sulle plastiche le rende porose, le rovina. No, guarda qui il sale, guarda che bello, non famo come il Giocherone, che spettacolo, è bello, sì, bello altro il Terminillo, eh. Allora qualcuno adesso le spingete sotto per far contenuto, che devo far titolo e copertina. Potevo spingere sotto la moto tua, mi serve una cosa abbastanza... Lo farei, ma non ce la copro, capito, non posso far pop. Lo faccio io, ci attacca la 360, niente, pure la dietro di Dario fa questo effetto qua, Vasa, vedi, detto qua è pieno di sale, che hai detto, Vasa? Qua sale, là scende. Prima era una persona normale. Ma guarda che roba, oh. Surreale. Pronti, regà? Io dico quattro curve. Quattro curve, riscendiamo nella coltre di nebbia. Vediamo, Uno, due, tre. Due, uno, tre. Uno e quattro. Non c'è ancora la nebbia, ma mi sa che ci siamo quasi. Eccola, mannaggia. Asciutto, bagnato. Niente, fa diventare stupido. No, non mi sa tirato sul giacchetto. Pazzo. Sono molto contento di come avete reagito alla notizia del concorso dell'RS60 Extrema. D'amblè, dal nulla. Avevo una paura, regà, perché mi piaceva l'idea, volevo assolutamente farla. Mi è capitata questa RS60 Extrema e quindi l'ho comprata. Però devo dire che speriamo di non aver fatto una cavolata. Invece dai, sta andando bene e mi piace molto come è stato recepito, l'entusiasmo vostro, il video ha fatto bei numeri, i reel fanno incredibilmente numeri pazzeschi, gente che ha regalato proprio perché ho fatto le gift card, no? Appunto perché sapevo che qualcuno si sarebbe ridotto all'ultimo e non sapeva che cosa regalare all'amichetto o a quel parente, che cacchio ne so, che non sai bene che cosa fare. Gli ho detto così, faccio le gift card così al limite, con 5 euro è più l'idea di quello che tu gli stai regalando che poi essenzialmente il regalo, e devo dire che anche quest'idea mi è piaciuta molto, per cui bene, sto strutturando qualche cosa per il 2024. Vi posso soltanto dire però che arriveranno cose belle, tra format, viaggi, idee pazze, come è stata questa qui dell'RS60, cioè stava andando proprio fuori da ogni logica. Tutto questo si sento cazzo, la stava a passare, mannaggia la miseria. E dopo aver pranzato, se raga, una scena assurda, loro stavano chiedendo se siamo arrivati, ma che per caso c'è dei panini? Oh, ma ce l'avete una casa, perché oggi è il 24, ragazzi, e quindi loro stavano staccando, stavano andando a casa, dicevo ma porca miseria, magari arrivate all'ultimo. Quindi ci siamo fatti tutti quanti gli auguri di Natale, ci siamo salutati qui e si torna a casa. Bene, e anche quest'anno l'uscita del 24 ce la siamo fatta. Grazie mille a tutti voi che come sempre mi supportate e mi seguite. Io vi auguro buone festività in generale, così almeno a prescindere da quando esce questo video, buone festività in generale. Se questa uscita invernale vi è piaciuta, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no, attivate anche la campanella, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. Noi ci vediamo, questo è per il prossimo e ciao! No, non fa freddo! Mio Dio! Dipende se stai in macchina o no!